terreno carsico ricco di grotte e abissi permeabile alla pioggia. Sono queste alcune delle caratteristiche morfologiche che meglio descrivono il Monte Grappa e che celano una criticità rilevante per la popolazione che lo abita: la mancanza d'acqua. Che si tratti delle case dei privati, delle maglie o delle attività commerciali disseminate tra un tornante e l'altro del versante vicentino o di quello trevigiano, il problema per i residenti è comunque lo stesso. Si chiama approvvigionamento idrico. Il rifornimento d'acqua avviene con autobotti inviate dalla pianura, il cui arrivo si intensifica soprattutto con l'incedere della bella stagione e il conseguente aumento del fabbisogno legato al turismo. Questi viaggi hanno un costo considerevole e finora hanno pesato anche in bolletta. Ma la situazione è destinata a cambiare grazie ad un protocollo d'intesa che vedrà collaborare ETRA, la multi-utility che gestisce il ciclo idrico e la raccolta dei rifiuti nei comuni che si estendono sul versante vicentino del Grappa, e i gestori dei servizi commerciali che lavorano sul massiccio. Noi abbiamo sempre avuto l'acqua delle cisterne, abbiamo fatto impianti di depurazione, però sono sempre una gestione troppo costosa e un po' troppo anche difficile da conservare nel tempo, perché l'acqua quando sta ferma o si ossigena continuamente o quando sta ferma chiaramente non è più della qualità che dovrebbe essere. Mentre con questo sistema, portando su delle cisterne di acqua periodicamente, è sempre fresca e forse abbiamo migliorato la qualità. Siamo convinti di aver sottoscritto oggi un buon documento, un documento valido che vale sia per ETRA ma anche soprattutto per gli operatori turistici del Monte Grappa, proprio perché c'è una responsabilizzazione. ETRA li considera come cittadini alla stregua di tutti gli altri, con gli stessi diritti e doveri, ma soprattutto chiediamo a loro di poterci dare una mano nell'essere educatori ambientali, nell'essere testimonia di quello che è una cultura che il nostro territorio oggi sta vivendo in modo così importante, la sostenibilità ambientale. Ma la sostenibilità nasce anche proprio dando la possibilità alle persone che ci vivono e ci lavorano di poter avere le condizioni di servizio uguali agli altri, quindi noi forniremo l'acqua alle stesse condizioni come se fossero in pianura, e da parte loro gli operatori ci daranno una mano nell'aiutare i turisti a poter essere attenti e sostenibili.